Parlare di due telefoni che sono in uscita questo mese insieme al Galaxy S5 di cui abbiamo largamente parlato il mese scorso, che sono appunto il nuovo HTC One, che sembrava dovesse chiamarsi The All New One, poi hanno fatto un po' di casini, come al solito di marketing e PR, e l'hanno chiamato New HTC One, tra parentesi M8, per riprendere un po' il nome in codice. Che è il seguito dell'M7, che era il Sì. One dell'anno scorso. Oltre a quello, ti chiedo dopo anche di introdurci brevemente invece questo nuovo Oppo. Oppo è questa marca cinese, famosa, prima famosa per i suoi player Blu-ray di altissima qualità da svariate migliaia di euro, che da un paio d'anni si è messa a fare anche smartphone di fascia alta a un prezzo accettabile. Accettabile, non accettabile, da un prezzo diciamo abbordabile, ma da un'ottima costruzione e con caratteristiche tecniche sicuramente di fascia altissima. È uscito lo scorso anno il Find 5, che era interessante, mi piaceva molto, stavo per comprarmelo, devo dire la verità. Quest'anno invece il suo seguito, diciamo, si chiama Find 7, in pre-order qui in Europa, è venduto direttamente in Europa da Oppo da un paio di giorni, tra l'altro con un sacco di roba in regalo se lo preordinate sul sito questa settimana. Direi che è un device interessante, però partiamo prima con l'HTC One. Sì, allora il nuovo HTC One, come hai detto te, al di là dei nomi, comunque il nome ufficiale dovrebbe essere proprio HTC One M8, riprendendo appunto il nome in codice del nuovo modello contro M7, che era quello dello scorso anno. Ma senti, allora, non starò qui a rielencare tutto, su Android World abbiamo fatto anche una molto discussa recensione di HTC One M8, discussa perché è uno smartphone che ha fatto appunto parlare molto di sé nel bene e nel male. Il male è soprattutto il prezzo, che comunque all'uscita è elevato, 729 euro il prezzo ufficiale, poi lo si può già trovare un po' meno, ma comunque diciamo, il prezzo di uscita è, se mi passate il termine, proibitivo, insomma, comunque veramente molto elevato. Qual è il punto? Il punto è che, a parer mio, è un ottimo smartphone, è migliore ovviamente di quello dell'anno precedente, vabbè, non è nemmeno in realtà così scontato che sia sempre tanto migliore. Migliore un po' in tutto, nell'estetica e anche nella tecnica. Credo. Nel senso, non me lo auguro, o quantomeno non lo auguro ad HTC, ma credo che avrà anche meno successo del precedente, perché comunque HTC non ha saputo dargli quella killer feature in più, quella novità, tanto da renderlo appetibile agli occhi degli utenti. Il bello è che se poi lo si va a guardare, ha suscitato molta curiosità appunto in redazione quando è arrivato One, e ancora adesso, insomma, ogni tanto continuiamo lo stesso a divertirci, a fare foto, a osservarlo meglio, perché comunque è uno smartphone Android per certi versi unico, cioè se lo prendi in mano, se lo osservi da vicino, noti una cura che su Android davvero in pochi hanno, Vero. diciamo, rifinito in ogni angolatura. Gli speaker sono veramente ancora più potenti di quelli dello scorso anno, due speaker stereo anteriori, cosa che giusto Xperia Z2 può vantare, poi li confronteremo ancora, non so dirvi quanto sia davvero potente Xperia Z2, ci sono un po' di test su internet, ma insomma mi fido sempre fino a un certo punto finché non li ho provati. Sì. One M8 che appunto ha design perfetto, quantomeno dal punto di vista dei materiali e della rifinitura, speaker potenti, display bellissimo, sembra come sempre che sia stampato veramente sopra, non sembra un'immagine appunto proiettata, ma sembra davvero una stampa messa lì sul display del dispositivo. È veloce, questo vabbè, ok, c'è chi si lamenta che non ha 3 GB di RAM, ma insomma credo che siano un pochino sottigliezze sinceramente al giorno d'oggi. L'interfaccia Sense è bella come sempre, se vi piaceva prima vi piacerà anche ora. La discussissima fotocamera, sì, è vero, scatta foto a 4 megapixel, stringi stringi, cioè il concetto è quello.
HTC dice una cosa che secondo me comunque è vera, che la maggior parte delle volte chi scatta foto su smartphone non è che poi le porta a sviluppare e ci fa una stampa da parete, se le guarda sul telefonino, le condivide su Facebook o sui social che vuole, e boh, magari se le salva sul computer, ma non è nemmeno detto che poi se le riguardi più di tanto. E il punto è questo: foto di One M8, se te le guardi su One M8 sono meravigliose, se poi le vai a mettere su un 24 pollici e le ingrandisci, allora ti accorgi che non sono così perfette. Bisogna vedere un po' l'uso che uno ne fa. L'interfaccia della fotocamera è molto bella, permette tra l'altro queste due fotocamere posteriori, che sono una sorta di fotocamere 3D, che però non registrano nulla in 3D, ma il concetto è che comunque salvano le informazioni sulla profondità di spazio proprio delle foto e le utilizzano per questi effetti telefocus, cioè tu scatti un'immagine che ha una certa profondità e poi decidi cosa vuoi mettere a fuoco, magari quello che sta davanti, magari quello che sta dietro. E siccome ci sono tante informazioni aggiuntive, M8 è in grado di fare questo refocus veramente molto molto bene. È un effetto un po' simile, si chiama effetto bokeh, sì. Che si ottiene con le fotocamere litro, insomma, tanto per tirare nomi un po' più noti. Vi assicuro che One riesce a farlo davvero bene, che scatti magari una foto un po' anonima, ci metti questo U-Focus, come l'hanno chiamato loro, e dici, ah, bellissima. E te la guardi sul display dello smartphone e vedi che effettivamente è bellissima. Poi al solito, se uno va a vederlo a piena risoluzione, sono 4 megapixel, quindi il discorso è che non ci andrete mai a fare un ingrandimento o una cosa del genere. Però, a me pare la classica feature frega babbani da negozio, dove il negoziante fa vedere questa, sì, grande figata. È un po' la Samsung style. Sì, tieni conto di una cosa, una feature simile ce l'ha anche Sony, che però la fa via software. E il discorso è questo: HTC te la fa via hardware e te la fa effettivamente veramente molto bene. Io credo sia difficile farla così bene come l'hanno fatta loro. La domanda che uno si può porre è: valeva la pena investirci così tanto? Perché poi comunque alla fin fine vai nel negozio e il commesso ti fa vedere che Xperia Z2 fa più o meno la stessa cosa e non credo che nessuno stia lì a cogliere davvero la grande differenza, e nel frattempo Z2 ha una fotocamera da 20 megapixel che uno la vede e dice, oh, 20 megapixel, wow, e lì altro hype. Quindi HTC ha fatto appunto di nuovo uno smartphone bellissimo ma non furbissimo, perché comunque non riuscirà secondo me a convincere gli utenti che è davvero che gli bastano le foto a 4 megapixel sugli smartphone, perché comunque non mi sembra che almeno al momento il marketing di HTC sia cambiato e non è certo così incisivo come quello di Samsung, ma nemmeno come quello di Sony, che hanno dalla sua comunque degli smartphone che hanno S5, fotocamera da 13, quell'altro da 20, che poi insomma Z2 sta diventando un concorrente sempre più, fra virgolette, serio, tra l'altro era l'unico che ancora non è in commercio, è riuscito a migliorarsi un po' in tutto, diciamo, e quantomeno mi sembra che Sony sia riuscita a far percepire di più il miglioramento rispetto ad HTC, che poi il discorso è sempre anche quello, no? Io ho il vecchio modello, perché devo passare al nuovo? Perché Mirai davvero qualcosa in più. Secondo me One M8 qualcosa in più lo dà, ma non sono così convinto che HTC riuscirà a farlo capire a tutti gli utenti. Sì, io su questo aggiungo proprio due parole di quello che ho visto e letto. HTC mi sembra che abbia fatto ancora un ottimo telefono, che però come l'anno scorso ha quel paio di robe che non me lo fanno comprare. Per cui se l'anno scorso sono le stesse dell'anno scorso, tra l'altro. L'anno scorso erano i tasti posizionati completamente a caso e quest'anno in parte l'hanno risolto perché finalmente utilizzano almeno i tasti a schermo, ma ancora hanno piazzato il power in alto, non si capisce perché. Sì, c'è dentro il trasmettitore degli infrarossi che potevano benissimo mettere da un'altra parte ed è molto scomodo lì. Poi dopo sì, possono mettere il tap sullo schermo che mi permette di sbloccare il device senza premere, però fatto sta che lì è scomodo. E l'altra cosa, come hai già detto tu, è la camera. Non capisco sinceramente perché si siano ostinati a portare avanti questa roba dell'ultra megapixel, che hanno già visto l'anno scorso che non li ha ripagati per niente, quando invece potevano montare una buona camera
magari fatta da altri, semplicemente, come fanno poi tutti, se avessero montato un'ottima camera Sony, magari non gliela dà la Sony, non lo so, però se avessero montato un'ottima camera su quell'hardware lì, avrebbero tirato fuori un telefono della Madonna. Anche perché il terzo, diciamo, motivo che non me lo fa comprare è il prezzo, però quello si sa che in un po' di mesi cala, per cui non era quello il problema. Tutto qua. Allora, torno a te Nicola velocemente, allora parliamo anche di questo nuovo Oppo, che invece pare molto interessante praticamente su tutto, tranne che forse sul software, non so, dimmi tu. Ma allora, senti, guarda, parlando di Oppo ti tiro fuori altro Oppo, l'N1. Bello grande, che è N1, che penso lo smartphone più scomodo del pianeta Terra, perché 5,9 pollici nelle dimensioni di un 6,5, insomma, vi ci vuole una borsetta per portarvelo sempre dietro, e me ne sto accorcendo sempre di più ora che viene bel tempo. Allora, Find 7, come hai ricordato tu prima, è in preordine da un paio di giorni su europe.postile.com, sì. Prezzo come sempre conveniente, dotazione hardware piuttosto elevata, ma tra un paio di mesi arriverà il vero Find 7, questo qui si chiama Find 7A. Anche lì forse potevano inventarsi un modo migliore per distinguerli. Comunque, sì. Find 7A è quello che c'è adesso, fra un paio di mesi arriva Find 7. La differenza è che uno ha il display Full HD, quello di adesso, e il prossimo invece lo avrà QHD, ovvero 2560 di risoluzione per 1400, che insomma è 1440, che è risoluzione elevatissima. 3 GB di RAM, Snapdragon 801, insomma, caratteristiche veramente al top, che al momento nessun altro smartphone in commercio avrà. Non è comunque in commercio nemmeno lui per adesso, vedremo se tra qui e magari qualche mese ci saranno altri smartphone Quad HD. Il Find 7A, appunto, che c'è adesso, è comunque insomma molto interessante, come tutti i prodotti di Oppo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, come ricordavi anche tu, è questa marca che si è affermata con l'audio e che adesso si è messa anche a fare smartphone in maniera piuttosto prepotente. Prepotente nel senso che ne fanno pochi, li fanno mirati, hanno le idee insomma piuttosto chiare, e li fanno a prezzi vantaggiosi, perché comunque è l'unico modo in cui si possono un po' imporre, considerando anche il fatto che loro vendono solo online, in negozio non li troverà nessuno, quindi non ci sarà il commesso che ti dirà attenzione, questo One fa schifo alla fotocamera, prendi Oppo. Quindi loro devono battersi un pochino di più sull'arma del prezzo. Prezzo che comunque non sacrifica la qualità, sono anche da un punto di vista costruttivo, sono dei bei telefoni, N1 è stato fatto veramente molto bene e ho fiducia che anche Find 7 sarà fatto altrettanto bene. Purtroppo ancora in redazione non ce l'abbiamo, insomma appena arriverà lo saprete, quindi non vi posso dare proprio dei pareri personali, però insomma mi fido abbastanza di Oppo. Tu mi chiedevi del sistema operativo, allora ci sono due discorsi da fare. Anzitutto, Oppo è molto amato dalla community, è supportato addirittura sia da Paranoid Android che Cyanogen Mode, che sono due firmware famosissimi, quindi se proprio non piacesse l'esperienza stock di Oppo, sono abbastanza convinto che nel giro di pochissimo sarà possibile cambiarla. Sì. La Color OS di Oppo, ti dirò, fra le tante versioni personalizzate dal gusto un po' orientale, ricorda un po' il firmware MIUI per chi lo conosce, quello di Oppo secondo me è uno dei migliori, è fatto bene in quasi tutto, è un po' ridondante, gli piacciono le animazioni, gli piacciono le cose colorate, però ha il vantaggio che ogni 2 settimane circa Oppo lo aggiorna non diciamo a caso, lo aggiorna in base al feedback degli utenti che viene molto preso in considerazione, il forum di Oppo è molto vivace, ci sono insomma tante discussioni in merito e l'azienda sembra sempre un po' attenta ad ascoltarle. È vero che è Android 4.3 e non 4.4, l'hanno personalizzato talmente tanto che uno sinceramente non nota quasi nemmeno le differenze, a meno che non sia proprio maniaco degli aggiornamenti di dire no, voglio a tutti i costi KitKat, ma allora in quel caso c'è la community. C'è il Nexus. C'è il Nexus. 42.